È possibile reinventare il pubblico? Con questa domanda si è aperto un curioso convegno alla Biblioteca Sormani di Milano, dove il professor Sergio Levi ha introdotto una discussione tra illustri relatori sulla possibilità di cambiare, trasformare e rivedere l'organizzazione dell'amministrazione pubblica. In questo libro analizziamo il cambiamento in corso, attualmente in corso nella pubblica amministrazione, alla luce dei precedenti tentativi di riforma, cercando di capire che cosa non ha funzionato e di quali strumenti di analisi e valutazione c'è bisogno per rimettere in carreggiata la pubblica amministrazione. Tre grandi questioni che emergono e che si possono brevemente riassumere. Allora, una è la partecipazione, ovvero il capitale umano. La seconda è la riorganizzazione della macchina amministrativa e la terza è, come sappiamo, il tema della tecnologia, dell'innovazione tecnologica e organizzativa. La partecipazione, l'innovazione e il cambiamento sono stati i tre fili conduttori della discussione, che ha visto impegnati il professor Massimo Cacciari, il segretario generale di ANCI Lombardia Pier Attilio Superti e Pier Carla Del Piano della Fondazione Stelline di Milano. Si usa questo termine partecipazione come una sorta di parola magica. Io credo che l'interesse dei cittadini, cioè del pubblico, consista non tanto nel partecipare quanto nell'avere buoni servizi, e per avere buoni servizi certamente avere una parola che in qualche modo conta è importante, ma per avere questa parola all'interno dell'amministrazione occorre che l'amministrazione sia strutturata in un certo modo. Un'amministrazione illeggibile, un'amministrazione oberata di compiti contraddittori, di norme ancora più contraddittorie, non può essere partecipata per definizione. Il pubblico può partecipare soltanto a percorsi relativamente semplici. Lì può dire la sua, lì può vedere che la sua posizione ha valore decisionale effettivo. E nella situazione attuale, normativa, eccetera, ciò è assolutamente impossibile e la partecipazione diventa semplicemente uno slogan ideologico. La tecnologia di per sé non è un obiettivo, deve essere uno strumento utilizzato per raggiungere degli obiettivi. Questo passaggio tra una gestione burocratica, una gestione per atti e una gestione di risultato deve essere accompagnata da una serie di azioni e di strumenti che facilitino questo passaggio, quindi le tecnologie, il tema dei costi del personale, che è un tema importantissimo e che va affrontato una volta per tutte, la chiarezza delle funzioni e delle competenze delle pubbliche amministrazioni che spesso si sovrappongono, ma soprattutto l'utilizzo di strumenti che già sono presenti nell'ordinamento, ad esempio quello dell'unione di servizi, che dovrebbe consentire una razionalizzazione e un'ottimizzazione per ripensare completamente il sistema erogativo. Recuperare il senso della costruzione di una comunità che si basa su due principi, l'autonomia e la responsabilità. C'è bisogno di tornare tutti ad avere una responsabilità diffusa e anche a livello istituzionale fare una riforma istituzionale che permetta di definire con chiarezza le funzioni dei diversi livelli di governo in modo da evitare la sovrapposizione di compiti e di funzioni, investire sul capitale sociale, sulla necessità di una società che si auto-organizza, che è fatta di corpi intermedi e infine avere un tessuto istituzionale locale forte, autonomo e soprattutto una semplificazione legislativa che permetta ai cittadini di riconoscere con chiarezza chi è responsabile di una decisione e ai titolari delle decisioni di prenderle sapendo che la loro decisione può essere poi giudicata nel merito dai cittadini stessi.